Poi per fortuna quest'anno le cose sono andate meglio, ma non va bene, non va bene, passare da 1.200, hai detto, forse siamo a 880, 900, perché con la crisi si riduce la produzione, le fabbriche restano più chiuse, i cantieri dove muoiono un sacco di persone sono più chiuse, ma non va bene perché non c'è un limite oltre il quale tu ti puoi dichiarare soddisfatto. Io resto convinto che anche salvare una vita in meno è per noi una vittoria, ma non possiamo mai accontentarci, questo deve essere in sostanza. Per noi, per il paese, per le forze politiche, qui tutte, non c'è un problema da questo punto di vista dell'uno o dell'altra, perché la vita delle persone non appartiene allo schieramento, dovrebbe essere un patrimonio di tutti. Anche su questo, il nostro governo si dimostra un governo che non lavora, non pensa nella tutela e nei diritti dei lavoratori. E tra tutte le cose, secondo me, gravi fatte di attacco ai diritti, le metto tutte in fila, ma la prima cosa che metto è aver cambiato il testo sulla sicurezza senza neanche aver consentito di sperimentare se il testo della sicurezza potesse funzionare ed avere quindi un risultato positivo. E cambiare le leggi ogni anno o ogni cambio di governo ha una sola conseguenza: che non c'è mai una legge che fissa, non c'è mai un criterio che vada rispettato, e nell'anarchia delle leggi si ritorna a fare ognuno quello che gli pare, e quando sono in ballo il destino e la vita delle persone noi non possiamo permetterci. Allora io proverei ad andare verso la conclusione e vi girerei due domande che ho raccolto sul mio blog, sul sito dell'Unità. Più strettamente di politica. A Diliberto, una lettrice dell'Unità ricorda che Bersani ha detto ultimamente che ha iniziato un dialogo con voi, con te e Ferrero, che voi siete d'accordo a discutere sulla difesa della democrazia, eccetera, eccetera, che però non siete interessati al governo, eventualmente il centrosinistra vincesse. E la domanda che ti fa è: ma com'è possibile che uno che è cresciuto alla scuola di Berlinguer e del PC, che si è posto sempre il tema del governo, ora si accontenti di fare solo l'opposizione? Credo di avere già risposto in realtà sul tema del governo negli interventi precedenti, però la domanda è davvero utile per chiarire alcune cose. La mia ambizione, mia da militante comunista, da dirigente di partito, da uomo della sinistra, è quella di andare al governo. Cioè, l'idea che la sinistra debba stare all'opposizione, a prescindere, è un'idea da sfigati, scusate la semplificazione. Perché l'ambizione è quella di governare. Ed è quella di governare perché il governo non è un fine, andare al governo. Il governo è un mezzo, è uno strumento. Se vai al governo hai una leva potente per cambiare le cose. Abbiamo oggi le condizioni per fare un accordo di governo organico con tutto il centro-sinistra? Secondo me no, e lo dico con molto rammarico, perché essendo stato io direttamente anche come persona dentro ad un governo e avendo partecipato anche all'ultima esperienza del governo Prodi, non mi candido all'opposizione, però secondo me oggi noi non faremmo un buon servizio nemmeno a Bersani se dicessimo: facciamo un bel accordo tutti insieme, rifacciamo l'unione di Prodi, per capirci. Sì, però, quando si è ventilato che io e Paolo Ferrero stavamo non fatti accordi, parlando con Bersani, si è alzato Veltroni e ha detto: Bersani è un traditore perché parla con Diliberto. O no? Lui il traditore. Io non ho alcun dubbio su questo, naturalmente. Non uso le categorie del tradimento perché mi ricordano cose non positive.
Tuttavia, io credo che se noi oggi ci troviamo in questa condizione è perché nel 2008 c'è stato qualcuno che ha deciso di rompere il centro-sinistra regalando una vittoria strepitosa a Berlusconi. E questo signore ha un nome e un cognome, si chiama Walter Veltroni. L'autosufficienza del PD, vi ricordate? Io voglio rifare l'accordo, così non mettiamo piatta piatta, io voglio rifare l'accordo. E se qualcuno si ricorderà, nel 2008 ero l'unico, in verità anche a sinistra, a continuare a dire non facciamo sciocchezze, stiamo tutti insieme perché bisogna. Il primo categorico obiettivo è sconfiggere Berlusconi, impedirgli di tornare a governare. Abbiamo sperimentato, ahimè, in questi 2 anni e mezzo. Io voglio rifare l'accordo e non mi basta, parlo per Oliviero Diliberto, non mi basta soltanto l'accordo per la democrazia, sarebbe già un grande risultato visto quello che succede dentro al PD, che proprio non ci vogliono. Tra l'altro, fateci caso, quelli che ci vogliono di meno sono quelli che vengono dalla storia dei picci, che dicono guai, e cioè è singolarissimo, però è la pulsione ad essere prima comunisti, poi non più comunisti, poi acomunisti, alfa privativo, poi anticomunisti, cioè se uno è comunista da dagli all'untore. Allora c'è questa dinamica dentro al PD. Sarebbe già tanto se facessimo l'accordo per la democrazia, e secondo me quello è alla portata di mano. Io sono per negoziare con il PD, per negoziare dei punti programmatici, non le 300 pagine di Prodi, tanto abbiamo visto che non si riesce a realizzare. 3 cose, lavoro, scuola e fisco. 3 cose semplici che capiscono tutti. No, quello rientra nella democrazia, quello lo do per scontato. No, scusatemi, legge ad personam, conflitto di interessi, via il federalismo schifosissimo di Boccia, cioè la difesa della democrazia contro la corruzione, per la legalità, tutte queste cose rientrano nel concetto accordo per la democrazia, cioè per ritornare un paese civile, diciamo. Però io vorrei fare un passetto in più, e cioè siccome io spero, lavorerò, ma ammazzerò di fatica come sempre per cercare di far vincere la coalizione di centrosinistra, poi dobbiamo governare. Allora io credo che dobbiamo negoziare dei punti e vigilare, perché 3, non 50, che tanto non si fanno. Cioè, dall'Afghanistan riusciremo a riportare via le truppe? No, chiaro? Allora bisogna negoziare 3 cose e dirle quali sono, con onestà agli elettori. Noi vi chiediamo il voto per sconfiggere Berlusconi, infatti stiamo nell'alleanza, e poi per fare 3 cose, una cosa banale, enorme, la legge sulla rappresentanza nei posti di lavoro, che non si è riusciti mai a fare, che Sacconi ha detto anche ieri non si può fare, sulla quale la CGIL intende raccogliere le firme, e noi raccoglieremo le firme insieme alla CGIL. Cioè alcune cose che si possono fare, sapendo però, lo dico in anticipo, che sarà oggetto di uno scontro, non è pacifico. Dentro al PD, Di Pietro ha già detto che vuole fare l'alleanza larga, ma dentro al PD ci sono forze, componenti che fanno capo ai poteri forti, è chiaro? Non tutti, il gruppo dirigente odierno per fortuna non è così, non la pensa così, e io sono per sostenere Bersani, così lo dico in maniera anche questa piatta, che ha una linea che sta avendo una torsione secondo me positiva, non è la mia linea, tuttavia positiva, sono per prendere il buono che viene da lì, per fare l'alleanza, ma dobbiamo sapere che anche sul tema della rappresentanza nei posti di lavoro, dentro al PD mica sono tutti d'accordo.